Esordio casalingo per il Città di Foligno di Tommaso Guazzolini contro l'Aquila di Morgia. In panchina siede a dirigere la corazzata abruzzese Coppola Michele. Il Foligno gioca con la maglia ufficiale verticale blu e bianca. Esordio al Santo Pietro i nuovi acquisti Nedeloschi, Filippi e Silvio Mercai. Dirige la gara Giampiero Miele di Nola. Il primo giro di palla lo dà l'Aquila da destra verso sinistra. Al 14° Mercai con il pallonetto serve fondi, uscita tempestiva di Salvetti che sventa il pericolo. Foligno più vivace in questi minuti del primo tempo con Mercai e Urbanelli che mettono in difficoltà la retroguardia abruzzese. Al 26° sui sviluppi di angolo tutto solo in aria Gagliardini di testa non trova la rete mandando clamorosamente fuori. Al 34° la vista serve Russo, scodella al centro, picchia, esce e blocca. Al 40° Mercai serve Calzola, dal fondo mette al centro, Urbanelli sceglie bene il tempo ma non trova la forza, Salvetti blocca. Al 45° il direttore di gara decreta la fine del primo tempo sul punteggio di 0-0 con il Foligno più vivace rispetto all'Aquila. Al 2° minuto della ripresa sull'out di sinistra, picchia rimette al centro, deve uscire Salvetti per sventare il pericolo. Foligno sembra essere partito col piglio giusto schiacciando l'Aquila nello sproprio a metà campo. Al 14° doppio cambio per l'Aquila, esce Arboleda e Bonavissuto, entra Dejuvis e Ganci. Al 14° Giambi direttamente su calcio piazzato, ci prova Sfera che termina poco fuori. Al 18° Urbanelli si accentra dal limite, scarica in porta, Salvetti dice no. Al 19° Guazzolini fa il doppio cambio, mette forze fresche, esce Urbanelli e Nedeloschi, entrano Filippo Fondi e Orchiuto. Al 29° Foligno in vantaggio, Fondi serve Mercai, sposta la palla, apre il piatto e mette nell'angolo. Un minuto più tardi, al 30° Mercai scatenato, scarica un destro da 20 metri, Sfera che si stampa sul palo. Al 36° l'Aquila soffrisce di un calcio di rigore, va la battuta Mincleri che spiazza Piccheri per momentaneo pareggio. Al 43° Foligno in 10 per espulsione diretta di Calzola per calcio pericoloso. E nel 4° minuto di recupero l'Aquila in vantaggio. In un dubbio fuorigioco tutto solo Mincleri in sacca per gol vittoria, gol contestatissimo da parte dei giocatori e tifosi. Foligno beffato nel finale, contestata la terna arbitrale.